Ciao, oggi ti parlo di un argomento molto difficile, che è il problema della droga in carcere, il problema dei tossicodipendenti in carcere. Prendo spunto dal commento che ho visto sotto un mio video su YouTube, quindi se stai guardando su YouTube questo video lo potrai trovare in qualche commento, ora non mi ricordo in quale video specifico, ma c'è il commento di una donna di 77 anni che mi ha colpito perché ha il figlio in carcere di 36 anni. Ed è un tossicodipendente al momento in carcere in attesa di essere poi messo in una comunità. Il problema della tossicodipendenza, dei tossicodipendenti in carcere, è un problema che ho visto anche io con i miei stessi occhi nel carcere dove sono stato con i Pistoia. Con i Pistoia, un carcere tutto sommato piccolino, quindi non c'erano nemmeno tantissimi ragazzi che avevano questo tipo di problema, però comunque era un numero abbastanza alto. Nonostante fosse una percentuale altissima, comunque la percentuale era alta. E ogni mattina, quando venivano aperte le celle alle 9 di mattina, dall'altoparlante veniva fatto l'appello di questi ragazzi che venivano chiamati per andare in infermeria a prendere la dose di metadone. Ovviamente questi ragazzi quindi prendevano la dose di metadone e poi la sera molti prendevano ancora tranquillanti, calmanti, quindi tutto il giorno sono monitorati. Però oltre a questo, in realtà, più che dargli queste sostanze, non c'era un lavoro specifico per cercare di recuperare questo tipo di persone. E quello che mi sono accorto io in quelle settimane, in quei mesi, è che questi ragazzi, a parte in alcuni casi ragazzi estremamente intelligenti e anche molto educati, vivevano però a fasi alterne. C'erano giorni in cui erano estremamente lucidi e quindi ci potevi anche giocare, chiacchierare, fare passeggiate insieme all'area esterna o comunque nei corridoi in sezione. E in altri casi erano dei veri e propri zombie. E spesso, purtroppo, erano questi giorni e spesso li vedevi camminare per le sezioni zombeggiando, sguardo spento, sguardo vuoto. E assenti anche nella parola, quindi vederli in quelle condizioni, in quello stato, era veramente brutto e ti dava comunque tanto dispiacere. E quello che mi sono accorto io è che il carcere alle persone che hanno questo tipo di problematiche non serve assolutamente a niente. È vero, magari stanno scontando in quel momento lì un reato che hanno commesso, spesso sono reati dovuti a cercare di prendere soldi per pagarsi la dose, e non che stia giustificando un furto o una rapina, comunque la base, quindi la causa, secondo me è più grave di quello che hanno commesso. E credo che le comunità siano i posti più adatti per cercare di recuperare o provare a recuperare una persona che ha questi problemi. Io mi ricordo di due ragazzi in particolare, uno si chiamava Christian, si chiama Christian, e ora adesso non so dove sia stato mandato, se in comunità o ancora in carcere, e lui era uno di questi ragazzi che aveva questo tipo di problema, e lui era quello in cui era più evidente le due fasi: fasi in cui era completamente assente, quindi anche se gli davi una penna probabilmente non si rendeva conto di quello che stava facendo, un momento in cui era estremamente lucido, molto divertente tra l'altro come ragazzo. Ed era brutto perché comunque, vedendo una persona che comunque ha cose normali, ha cose, quando è lucido, è una persona estremamente divertente, si sta bene in compagnia, d'altro canto, quando si trasformava in Mr. Hyde, era estremamente assente ed era un dispiacere. Mi ricordo anche di un altro ragazzo di nome Enea, e lui è un ragazzo che mi ha colpito per la sua estrema lucidità, perché lui ammetteva, forse in alcuni casi accettava anche troppo facilmente il suo problema. Lui stesso disse, insomma, mi diceva che i suoi genitori avevano provato in tutte le maniere possibili a cercare di recuperarlo e non c'erano mai riusciti fino a quel momento lì. Lui era in carcere, a breve sarebbe poi tornato a casa. E anche lui viveva a fasi alterne, però lui era un pochino più costante, diciamo così, quindi era sempre sull'essere lucido. La cosa che mi colpì è che era comunque uno sguardo rassegnato, uno sguardo triste e rassegnato, nonostante fosse lucido e consapevole di quello che stava vivendo. E è una di quelle cose su cui io, facendo
Faccio fatica anche a sbilanciarmi, spesso ho sempre molte idee, sono una persona che ha mille idee, però su come risolvere il problema della droga è un problema sociale, quindi ora io non ho questo problema, fortunatamente, e non dico comunque, tanto a me non succederà mai, io comunque ho dei bambini piccoli, un domani potrebbe succedere che potrebbero cascarci loro in questo problema, quindi il problema della droga non è un problema da tenere sotto un tappeto, come si mette spesso la polvere sotto il tappeto, così tanto non ci penso, non me ne rendo conto. La droga è un problema di tutti, sia chi lo vive in prima persona, sia chi di striscio, di lato, o anche chi magari non ha nessuno intorno che ne soffre. Non si sa mai la vita cosa ti può riservare, e la droga, secondo me, è il problema più grave, è il problema dove è difficilmente recuperabile. Magari contro una malattia anche l'istinto di sopravvivenza cerca di sprevalere, quindi magari lotti anche contro una malattia. Nel caso della droga, purtroppo, per quello che ho visto io anche in carcere, è un problema spesso insormontabile, e quindi poi il destino purtroppo porta a far morire quelle persone, ma non muore solo quella persona, muoiono anche i genitori di quel ragazzo, muoiono tutti gli amici magari che sono intorno e che hanno visto quel ragazzo purtroppo perdere questa battaglia contro la droga. In breve, quindi in sintesi, il carcere tossicodipendente secondo me è inutile, non fa bene sicuramente, non lo recupera, non lo ristabilisce. Quindi io sono dell'idea che chi commette reati dovuti alla droga deve stare subito, il carcere non deve mai vedere. Anche perché, faccio un esempio stupido, in carcere gli argomenti sono sempre spesso argomenti superflui. E se io ho problema di droga e sto con un altro tossicodipendente, parlo di quello. In carcere ci sono gli spacciatori, detta male, ma metti insieme domanda e offerta. Quell'ambiente è sconsigliato dal mio punto di vista per chi soffre di questo problema. Chiudo questo video, ti ho parlato di un certo ragazzo di nome Enea. Enea, questo ragazzo poi è uscito dal carcere, prima di me, io sono uscito qualche mese dopo, ho scoperto poi, una volta uscito dal carcere, che dopo un mese e mezzo, due, Enea morì, è morto di overdose, e quando l'ho saputo mi è dispiaciuto tantissimo perché, come ti ho detto, vedevo nei suoi occhi la rassegnazione. Uscito fuori non ce l'ha fatta, e quindi dopo qualche mese, come ti ho detto, è morto di overdose. Questo video lo dedico anche ai ragazzini. Ho visto che dai social io vedo, insomma, bene o male, ti danno qualche dato su chi può vedere questi tipi di video e chi vede i miei video, e c'è anche una percentuale di ragazzini, ragazzini che insomma vanno dai 12 ai 17 anni. L'età, quella è l'età in cui spesso si cerca di sperimentare cose nuove, quindi si cerca di pensare che un po' di sballo faccia bene, e la droga non ti dà nessuno sballo in più, nel senso, non devi per forza provarla per capire che è sbagliata. Puoi vedere anche intorno a te la storia stessa che ti ho raccontato di Enea. Sono storie che comunque finiscono per forza in maniera tragica. O hai la forza e hai qualcuno intorno, ma devi essere il primo te ad accettare che hai quel problema, allora forse puoi risolverlo. Non basta solamente le pacche sulla spalla di qualcuno. Quindi evitiamo, ti consiglio di evitare questo tipo di prova, di sperimentazione. Il mondo ha tante cose da poter vedere, da vivere. La droga non è una di quelle. E c'è chi lo fa per cercare di evadere da una situazione di disagio. Io sono stato in carcere 140 giorni e il mio modo per evadere, quindi per non pensare a quello che stavo vivendo, era quello di leggere. Io ho letto 14 libri, quindi ne ho letti uno ogni 10 giorni, e mi sono ritrovato a risolvere casi di omicidi a Los Angeles come a leggere la storia di un canile aperto nel nord dell'Inghilterra. Quello era il mio modo di evadere da un momento di difficoltà. Quindi, se vuoi evadere da un momento difficile, leggiti un libro. E credo sia la soluzione migliore rispetto a chi tenta di usare la droga come diversivo a una vita che in quel momento lì gli prospetta solamente difficoltà. Leggere ti permette di evadere, di uscire dalla tua stanza, di uscire dal momento che difficile stai vivendo, e quindi se vuoi fare qualcosa di veramente trasgressivo, leggi un libro. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!